Sindaco Volpi, Barcellona ha voltato pagina in questi anni. Forse è stata questa ferma volontà di rinnovare, a mettere alle corde chi ha poi proposto e votato la sfiducia nei suoi confronti? Probabilmente sì, forse è stata l'indipendenza, il fatto di non avere ceduto ad alcune richieste quando queste le ho ritenute improponibili per il bene della città, più che a spaventare, a spiazzare le forze politiche. E in un momento in cui penso che purtroppo la politica e i partiti politici continuano invece a dare un brutto esempio. Sono molti i partiti che hanno al loro interno troppe correnti e si muovono seguendo dei personalismi e non invece l'impegno per poter portare, per poter attuare poi i progetti politici. Penso che invece questi cambi di casacca, l'accordo con forze politiche di diversa natura è una degenerazione della politica, e purtroppo oggi questa degenerazione la vediamo sia a livello nazionale e in questa campagna elettorale, rappresentata da alcune coalizioni che stanno attorno ad alcune candidature. Ecco, gli spostamenti, il passare da un candidato all'altro, da una lista all'altra, per me hanno dietro solo un significato, che è quello di trovare con più facilità gli spazi, e quindi dietro non c'è sicuramente un disegno politico. Cosa le piace di più della nostra città? Quale sarebbe la prima iniziativa da promuovere se lei fosse rieletta? Di questa città amo il fermento culturale e intellettuale che la caratterizza, e lo spirito imprenditoriale dei barcellonesi. In questi anni sono tantissime le associazioni culturali, le associazioni di volontariato, le associazioni giovanili con cui abbiamo interagito per fare vivere la città, ed è proprio grazie a loro che questa città si sta riprendendo e sta rinascendo anche con uno sviluppo sociale ed economico nello stesso tempo. Penso alle tante iniziative che insieme sono state portate avanti, e penso anche alla rinascita, alla crescita, all'impegno che tanti imprenditori, proprio per superare una fase di crisi che ha caratterizzato gli ultimi anni dell'intero paese, sta portando avanti, e alle grandi risposte che si sono avute anche con la zona franca. Barcellona, proprio per il numero di adesioni, è diventata la seconda delle 18 realtà siciliane che hanno goduto di queste agevolazioni fiscali, e sono diventate sempre più numerose nell'ultimo anno le richieste per aprire nuovi locali, per aprire nuovi centri commerciali. Ecco, che proprio per questo le prime misure che continuerei a farle diventare concrete sarebbero queste: portare avanti ancora il percorso culturale e nello stesso tempo agevolare i commercianti e gli imprenditori, così come si stava facendo. Tra l'altro, mi piace segnalare che proprio ieri il commissario straordinario ha varato lo sportello per il microcredito, che è una delle misure che eravamo riusciti a ottenere pochi giorni dopo la sfiducia e che comunque per fortuna sta diventando realtà per la nostra città. In questi anni lei ha avuto modo di conoscere a fondo tutti quelli che fanno volontariato a Barcellona. Crede che sia sempre più necessaria una maggiore interazione tra politica e associazionismo per fare della nostra città un luogo migliore per tutti? Sicuro, proprio in una situazione in cui diventano sempre minori le risorse economiche è fondamentale questa interazione, e questa era la via che avevamo già iniziato a percorrere. I servizi sociali sono in rete con tutte le associazioni di volontariato della città, con la Caritas, e insieme si stava avviando proprio una mappatura delle esigenze del territorio, anche dei servizi che la città riesce a garantire, e per finalizzare poi l'intervento del comune, proprio per coprire le mancanze, e dare gli interventi più giusti. Anzi, in questo senso, le varie associazioni di volontariato, avrebbero dovuto associarsi in un'unica realtà per facilitare i progetti, e poter più facilmente ottenere anche finanziamenti europei. Una delle linee importanti della nuova programmazione europea su cui si sta lavorando, si stava lavorando, garantisce proprio l'intervento
intervento sul disagio sociale e proprio per questo non bisogna arrivare impreparati su questo punto, che è uno dei più importanti ed è quello su cui si era fallito di più nella precedente programmazione. Teatro Mandanici, Palalberti, Stadio del Contras, cosa le viene in mente pensando a questi luoghi? Possono essere i luoghi della definitiva rinascita barcellonese? In parte già lo sono, direi. Nei primi anni abbiamo dovuto investire tanto per rendere queste strutture agibili, perché così non erano, e subito dopo si è pensato a renderli funzionali al massimo. Questo sia per quanto riguarda il teatro. Penso che quest'accordo con l'ente teatro di Messina ha garantito uno spettacolo di livello, e sono convinta che crescerà questa offerta e crescerà, mi auguro, la risposta anche dei barcellonesi al teatro. Guardi che il momento più bello è stato, ancora più che la prima, il giorno in cui le scuole hanno riempito quel teatro, ed è stata una sensazione meravigliosa. Lo stesso vale per il palazzetto. Qua ancora di più la storia degli ultimi anni è stata particolarmente emozionante, proprio nel momento in cui sembrava che la squadra non ce la dovesse più fare, i barcellonesi hanno dimostrato ancora una volta di sapersi riscattare e di trovare le forze giuste per fare crescere la città. E infine, non come importanza, il campo sportivo, che merita sicuramente un intervento in più che in questi anni non è stato possibile, e che ha una squadra che ha portato alto il nome di Barcellona nello sport. Che Barcellona vede nel futuro prossimo? Può condensare in una sola parola, o al massimo due, il senso dell'appello che vuole rivolgere ai nostri concittadini in vista delle elezioni? Ovviamente la visione che ho di Barcellona è una visione positiva, di continua crescita. Barcellona che è destinata a diventare, secondo me, il centro più importante dell'area metropolitana, tolta ovviamente la città di Messina, che diventa anche importante punto di riferimento anche per i liberi consorzi dell'area dei Nebrodi. Barcellona deve sapere cogliere però questa occasione unica, che può avvenire attraverso la programmazione europea, che darà molte risorse soprattutto nel contesto di un'area metropolitana, e quindi dovrà sapere cogliere questa esperienza per garantire una mobilità, per tutto il territorio, per garantire anche gli interventi di difesa del territorio. Ecco, io vedo una Barcellona che possa diventare esempio di come bisogna intervenire per il futuro, per far sì che quello che è accaduto non accada più, ma anche per una lotta contro l'abusivismo edilizio, che finalmente stava impegnando gli uffici comunali in questa direzione. E poi la vedo ancora sempre più viva, perché i giovani finalmente non stanno lasciando più la nostra città, vivono la loro città, vivono gli spazi e iniziano a ragionare e a pensare su come vorrebbero la città, che è la cosa più bella che potesse accadere. Per la parola che mi sento di dire, appunto, per racchiudere un appello ai barcellonesi per il progetto politico, è proprio fiducia. Una fiducia che chiedo non è a senso unico, perché io stessa, se mi sto ricandidando, è perché mi fido di questa città, mi fido della risposta che può venire dai barcellonesi, e vedo anche che, penso anche che questa fiducia che chiedo invece a loro non è una fiducia incondizionata, perché i barcellonesi hanno potuto capire in questi anni che progetto politico stiamo portando avanti e che impegno e coerenza sono alla base di tutto questo.